che ha cambiato il passo. In vista della partita con Lecce, sta pensando qualcosa di particolare oppure un po' presto per dirlo? Dobbiamo guardare la settimana di lavoro, dobbiamo vedere anche le condizioni dei ragazzi e poi vedremo durante la settimana. Non sappiamo nemmeno se giochiamo in Coppa Italia ancora, quindi dobbiamo anche vedere questo aspetto. E durante la settimana vedremo. Una domanda, mister. Dalla curva spesso i tifosi si contesta Filippi. Perché secondo lei? No, no, mi dispiace, non voglio parlare di questa cosa. Parliamo solo del calcio, praticamente. Sì, sì, i tifosi contestano un po' tutti, non contestano solo Filippi. La gara di Coppa Italia si sa ancora dove verrà giocata? Perché si parlava di un Castelvetrano o meno? No, sicuramente non a Genova. Non a Genova? Assolutamente no. Quindi magari qualcuno pensasse... Sicuramente non a Gela, perché io ho dato il mio dissenso proprio. Anche perché sarebbe pesante andare a giocare a Gela, cioè non è proprio dietro l'angolo. Per No, io non ci voglio andare a giocare perché è casa mia, quindi non ci voglio andare a giocare proprio. Si punta sempre alla Coppa Italia comunque, al di là di tutto. Oppure si farà un turnover anche in campionato? No, in vista del campionato sicuramente facciamo turnover, ma puntiamo a tutte le competizioni, puntiamo a vincere tutte le partite noi. Andiamo in campo sempre per vincere, poi vedremo quello che si farà ogni di volta in volta. Oggi la partita si poteva vincere, ma si poteva anche perdere, e quindi dobbiamo essere bravi, ripeto, equilibrati ad accontentarci anche in queste situazioni. Torniamo. Assolutamente. Un punto perso o un punto guadagnato? No, sono sicuramente è un punto guadagnato perché mi è piaciuta anche la prestazione, sicuramente potevamo raccogliere di più, quindi, però noi dobbiamo guardare il bicchiere mezzo pieno, in questo caso che è il punto preso. Un tuo parere sul Trapani, sono giornalista di Trapani, come hai trovato la squadra? Ah, un'ottima squadra, sicuramente hanno grandi qualità davanti, hanno avuto l'occasione, ha fatto una bella azione anche sul gol. Che hanno avuto la sua posizione del terzino, cross dall'altra parte, si è inserito l'attaccante, ha fatto un bel gol. Penso che è una squadra che, visto oggi, ci ha messo in difficoltà. Però nella ripresa noi abbiamo preso le misure, abbiamo sfruttato i calci piazzati, che oggi era una giornata positiva, e abbiamo tratto vantaggio da lì. Penso che il pareggio sia giusto per un tempo per uno. Tutte e due che possono ambire ai play-off tranquillamente. Ma adesso loro hanno sicuramente molta più esperienza di noi in campo, come età, come qualità di gioco, e quindi penso che loro siano sicuramente un gradino sopra noi. Però noi vogliamo stupire, vogliamo cercare di lavorare giornalmente come stiamo facendo per magari colmare quel gap che c'è. Ecco. Io abito a Verona, sono trapanese e tengo anche per il Chievo. Dal Chievo al Lumezzane, che differenza c'è? L'ambiente, che emozione prova un giocatore in un salto di qualità del genere? Ma io sono stato bene a Verona, ho fatto praticamente quasi tutta la carriera, ho fatto 8 anni, mi sono tolto le mie soddisfazioni, poi chiaramente non c'era più la possibilità di continuare, però mi sono lasciato benissimo con la società e tutto qua, con tutto l'ambiente, ho parecchi amici lì. E quando mi si è proposta questa opportunità di venire qui, l'ho presa subito bene, con entusiasmo. I ragazzi giovani, mi piace perché hanno moltissima voglia di imparare e io mi sento più giovane. Così. È importante. Importantissimo. In bocca al lupo. Credi, grazie. No. Arrivederci.